Benvenuti al secondo appuntamento di Così è se vi pare. In questa puntata faremo un viaggio attraverso le epoche e parleremo della nascita del teatro moderno. Nel Medioevo non c'erano testi teatrali e sopravvivevano solamente alcune forme di spettacolo. Le sacre rappresentazioni in ambito religioso e i carri allegorici in ambito civile, ma sono molto distanti dal testo scritto con funzione comunicativa. Dopo la caduta dell'Impero Romano, il teatro conobbe un periodo oscuro. La Chiesa, considerando gli spettacoli dei mimi e degli acrobati troppo osceni e indecorosi, scomunicò non solo i mimi e i buffoni, i giocolieri, ma anche gli attori classici, escludendoli dalla comunità cristiana e privandoli dei sacramenti. Il bisogno di recitare, così presente nell'uomo, favorì la nascita di una particolare forma di espressione drammatica all'interno della Chiesa durante le funzioni religiose. Il teatro nel Rinascimento è la commedia dell'arte. Il Rinascimento, che segnò il passaggio dal mondo medievale all'età moderna, introdusse dei concetti completamente nuovi nel teatro. Accanto alle commedie erudite, nate dal desiderio di comprendere e imitare lo stile degli autori classici latini e greci, cominciò a svilupparsi il teatro di strada, che tanto appassionava e divertiva il popolo. Come avveniva per i mimi medievali, anche questa forma di teatro non aveva un copione scritto. L'allestimento degli spettacoli era molto semplice e poco pretenzioso. Verso la metà del Cinquecento in Italia nacque un teatro rivolto a gente del popolo, come risposta al teatro di corte destinato a spettatori colti e raffinati. Si può anche dire che la storia documentata della commedia dell'arte iniziò nel 1545, quando a Padova una compagnia di comici sottoscrisse il primo contratto professionale conservato, con il quale gli attori si assumevano l'impegno di viaggiare dietro compenso per rappresentare spettacoli. La novità più rilevante del fenomeno riguardò il modo di fare teatro. I comici italiani trasformarono l'attore in un vero professionista, in grado di commercializzare il proprio lavoro, dando così origine ad una prima forma di attività commerciale del divertimento. Un'altra novità era l'assenza del testo scritto. Le rappresentazioni si basavano su canovacci, detti anche scenari, dove veniva fornita una narrazione a sommi capi degli eventi che si sarebbero verificati sul palco. L'improvvisazione fu molto importante al tempo della commedia dell'arte, chiamata anche teatro all'improvviso, per la presenza di spettacoli all'improvviso con maschere, attuati da colti dilettanti nell'ambito delle feste di corte. Comparvero le donne sul palcoscenico, alcune delle quali divennero attrici famose. Le prime star del teatro moderno, in contrapposizione alla tradizione teatrale che fino ad allora aveva assegnato a uomini anche ruoli femminili, vi furono i vari tipi di compagnie itineranti, da quelle con attori meno fortunati che vagabondavano alla ricerca di luoghi dove allestire palchi improvvisati per recitare, davanti a un pubblico popolano, alleandosi anche con gli imbonitori sulle piazze dei mercati, alle troupe di spicco che venivano invitate ai matrimoni dei medici o presso altre corti. Gli attori professionisti possedevano dei pezzi forti nel loro repertorio, come le commedie improvvisate in tre atti, con le maschere di Pantalone e Dottor Graziano, o con vari zanni, servi ora buoni o un po' sciocchi, ora astuti e scaltri, che ingarbugliavano le vicende con le loro uscite bizzarre e con i loro intrighi, per dipanarle felicemente alla fine della storia. Fra i personaggi di zanni più famosi vi erano Allerchino, Brighella e Pulcinella, con l'immancabile maschera che recitavano con agli amanti belli innamorati senza maschera. Lo spettacolo comprendeva anche le servette e il capitano millantatore Spaccone. Col tempo il numero di personaggi, per lo più secondari, aumentò, ma la struttura delle compagnie teatrali rimase pressoché identica per circa tre secoli. L'attore recitava sempre la stessa parte, con lo stesso repertorio o scenario da lui sviluppato nel tempo, senza seguire un testo scritto.
Ogni attore poteva quindi improvvisare una recitazione in cui l'elemento scenico si imponeva autonomamente dall'elaborazione drammaturgica. Lo spettacolo all'improvviso delle compagnie teatrali italiane ebbe successo e si diffuse in Europa grazie alla bravura, creatività e professionalità degli attori italiani, organizzati dal regista che sovraintendeva gli spettacoli. Sorsero numerose compagnie, divise però da una forte competizione reciproca, che divennero oggetto di contesa da parte di impresari che tentavano di assicurarsene il controllo. Tra le prime compagnie ad avere una fama altissima ci furono i Gelosi, e furono attivi dal 1568 al 1604 in varie città dell'Italia settentrionale. A Firenze, a Vienna e in Francia, dove la Comédie Italienne in breve tempo diventò una risorsa del teatro francese. Col passare del tempo le prestazioni artistiche delle compagnie teatrali furono molto richieste, ostacolate però dalle campagne contro il teatro avvenute dopo il Concilio di Trento. Gli attori spesso si rivolsero alle autorità o ai potenti protettori e mecenati affinché intervenissero in loro favore. I Gelosi, per esempio, furono protetti dai Gonzaga e vennero spesso chiamati a Ferrara dai duchi d'Este, dove quasi certamente recitarono La Minta, dramma pastorale in 5 atti sotto la direzione di Torquato Tasso. Isabella Andreini e il marito Francesco Andreini furono gli attori più famosi di questa compagnia che si sciolse alla morte di Isabella. Così è, se vi pare, programma culturale teatrale. E adesso abbiamo con noi una bravissima attrice. Lei si chiama Anna D'Agostino e, diciamo così, fa una piccola fiction sulla Rai. Vorrei che ne parlasse lei, però. Anna, ciao, come stai? Ciao Nicola, tutto bene. Tra cui io sono una grandissima amica di Nicola, puntualizziamo questo e abbiamo anche lavorato quello, a te. Quello, Anna, quello va a prescindere, perché tu per essere qui sei una mia amica e quindi io so, ti ringrazio per la tua presenza, perché so che tu ci tenevi tanto, come io ci tenevo tanto, ad averti qui come mia ospite. Sì, infatti. Ma Anna, tu stavi dicendo una cosa importante, no? Abbiamo fatto tanto teatro insieme. Sì. Quindi che cos'è il teatro per Anna D'Agostino, al di là del cinema, perché tu sei impegnata anche in una fiction importante? Sì, ho un posto a sole, Rai 3. Allora, il teatro per me è molto importante, tu lo sai perché l'abbiamo fatto insieme, quindi sappiamo bene che cos'è il teatro. Il teatro è tutta un'altra cosa rispetto a film e fiction, perché noi napoletani siamo molto incisivi, parliamo con le braccia, mentre invece il cinema, tutto questo si deve togliere. E invece in teatro tutto questo deve essere utilizzato, e poi stare sul palco è un'emozione che secondo me è indescrivibile. E Anna, se ti dovessi fare una domanda, no, e chiederti, ma qual è lo spettacolo che Anna D'Agostino ha nel cuore? In realtà ce n'ho più di uno. Uno in particolare è Mi innamorai, con il gruppo dei Giardini di Semplici, che infatti il musical proprio Mi innamorai della loro canzone, quello è stato, diciamo, uno tra i quali più belli. Poi c'è stato anche un altro dove c'è tu, quello là con La buon'anima di Renato, e quindi che è stata Filomena Martorano, eppure c'è un bellissimo ricordo. Vabbè, noi abbiamo fatto uno spettacolo di Edoardo, quello era stupendo, fatto a San Nazzaro, dove io e te veramente ci siamo divertiti tanto, e tra l'altro facevamo protagonisti, se non erro. Sì. E lì è stato un bellissimo spettacolo con Renato Cipullo. Lo ricordiamo Renato Cipullo, no? Che è stato un grande maestro anche lui. E Anna, e i tuoi progetti futuri, raccontami qualcosa, dimmi qualcosa che stai per fare, che ti hanno proposto. Vabbè, ci sono varie cose, stiamo vagliando un po', però al momento si continua un po' a star sole, e questa è la cosa per me molto importante, perché ormai ci faccio parte da 6 anni, nelle vesti della cameriera Silvana. Ti ricordi che io so tutto, no? Cioè, dovevamo farle insieme, vabbè, sono successe un po' di cose, però una domanda mi va di fartela: qual è l'attore di Un posto a sole che veramente ti piace tanto? Come attore, ovviamente, intendo. Non andiamo per parlare d'altro, che ci ammazzano. Io collaboro principalmente con Riccardo Polizzi, cioè Roberto Ferri, e quindi ovviamente con lui vado molto d'accordo, e in realtà mi ha insegnato veramente tanto. Quindi
Lo adoro persona perché cioè, è sia a livello artistico come professionista. Come persona è una persona squisitissima. E come attore, ovviamente, come già mi ha insegnato veramente tanto, e quindi è uno dei miei preferiti. Però ce ne sono tanti che vado d'accordo. C'è Patrizio Rispo, che comunque abbiamo lavorato tantissimo insieme perché lui, essendo il portiere, io Casaferri, quindi ci incontriamo poco. Però comunque è una persona Saluto, altrettanto. saluto, me lo saluti caramente Patrizio e spero di averlo anche lui come ospite qui nella nostra trasmissione. E Anna, purtroppo i tempi, lo sai, sono sempre molto rapidi, parlerei con te per ore, lo sai, però dobbiamo salutarci purtroppo. Ti mando un saluto e un abbraccio forte forte con la speranza di vederti presto in un posto al sole, ma anche in altre produzioni. Io ci credo tanto perché tu ci hai messo sempre tutta l'anima. Grazie Nicola. Ci sono altre cose che stiamo, ti ho detto, stiamo vagliando, però stiamo un attimo aspettando pure il prodotto buono che arrivi per ormai in realtà fare piccole carità serve tantissimo e ti fa crescere, però secondo me si arriva a un certo punto dove devi fare anche di più. E quindi abbiamo valutato, abbiamo fatto, però poi ci siamo un attimo fermati, io e la mia agenzia, perché faccio parte dell'agenzia di Marianna De Martino, e quindi lei ha detto: ok, Anna, miriamo un attimo più in alto. E per questo ti ho detto: si sta avvaiando della cosa, si deve vedere un po'. Va bene, ti Nicola. ringrazio e ti saluto. Ciao Anna, grazie per la tua presenza. Grazie a te, ciao a tutto il pubblico. Nell'ultimo quarto del Cinquecento, le compagnie di attori professionisti aumentarono, come pure gli spazi teatrali, dove gli attori si esibivano a pagamento per accontentare le richieste di un pubblico borghese o aristocratico. I palcoscenici fissi si diffusero con una certa lentezza. Per lo più si riservarono spazi particolari all'interno di corti, case private ed edifici municipali. Nel 1585, costruito il primo teatro stabile a Vicenza, il Teatro Olimpico a Vicenza, nel 1598 a Milano, fu realizzato in un piccolo teatro adiacente al Palazzo Ducale, appositamente per le commedie commerciali. Nonostante le difficoltà, la richiesta di teatro aumentò perché il prodotto era economicamente vantaggioso. Le compagnie itineranti di attori professionisti viaggiarono in tutta Europa esportando il modello italiano di commedia dell'arte, che si caratterizzò per la tecnica dell'improvvisazione. Nel Seicento, la commedia dell'arte rappresentava davanti a un pubblico pagante eterogeneo che andava dal popolino alle corti principesche. Ebbe la massima diffusione e gloria e costituì la risposta innovativa agli attori professionisti al problema dell'intrattenimento che i letterati non erano più in grado di risolvere. Il teatro moderno, inventato tra il 1580 e il 1630 dagli attori professionisti, mise in primo piano il fascino dell'attore con il suo nuovo modo di comunicare e di muoversi sulla scena. Nel Seicento, in città come Milano, Napoli e Venezia, si assistette al successo dei teatri con l'ingresso a pagamento e il pubblico si moltiplicò. L'insegnamento di questi attori pionieri costituì la base del teatro d'autore che ebbe esponenti di rilievo quali Shakespeare, Molière e Goldoni. La commedia italiana fu esportata nel resto d'Europa, dove apparvero personaggi teatrali con caratteristiche simili a quelle delle maschere della commedia dell'arte. Punch fu l'adattamento inglese di Pulcinella. Pierrot, l'adattamento francese di Petrolino e Petrusca, l'adattamento russo di Arlecchino. Verso il XVII secolo, la grande epoca della commedia dell'arte scomparve, ma a rivalutare i personaggi più conosciuti come Arlecchino, Colombina, Ballandone, ci pensò il signore del teatro, il padre della commedia all'italiana, Carlo Goldoni. Il teatro nell'età barocca. Il teatro barocco ebbe origine dalle ricerche in campo musicale e in quello della prospettiva. Verso la metà del 1594 a Firenze, gli amici della Camerata fiorentina si proposero, come avevano già fatto molti in quel periodo, di tornare alla tragedia greca per ricomporla nei suoi elementi essenziali. Ma la loro ricerca approdò ad una forma nuova, la più italiana che si fosse mai vista, il melodramma. Mentre nella tragedia classica la parola del poeta era l'elemento fondamentale e la musica con la danza servivano solo da accompagnamento, nel melodramma la musica era l'aspetto più importante e la parola era ridotta ad un semplice canovaccio. Il romanticismo. Il movimento romantico fu il movimento e il fenomeno più rivoluzionario della storia della cultura europea e trovò la sua più alta espressione in Germania, sia nel campo letterario che teatrale.
nella seconda metà del Settecento, sulla spinta di alcuni giovani rivoluzionari appartenenti ad un movimento chiamato Sturm und Drang, che voleva dire tempesta e passione, si sviluppò un'abbondante letteratura drammatica. Proprio in quel periodo, il massimo poeta tedesco, Johann Wolfgang Goethe, cominciò ad attuare una ricerca sistematica sull'arte drammatica, approfondendo i problemi della recitazione e della produzione. Il teatro nel XIX secolo. Il teatro nei primi anni dell'Ottocento fu influenzato dal gusto romantico per la ricostruzione storica ed era caratterizzato dalla passione per gli spettacoli grandiosi, con comparse, costumi e scenografie accuratamente preparate, soprattutto in Inghilterra. Il realismo storico divenne l'elemento più importante degli spettacoli. Nei drammi shakespeariani gli interpreti indossavano fedeli e autentici abiti dell'epoca rappresentata. Verso la metà dell'Ottocento si affacciarono sulla scena europea tra i tre grandi drammaturghi, Ibsen, Chekhov e Strindberg. Essi aprirono la strada a nuove forme di teatro che presero il nome di drammi realistici. In questi drammi la realtà veniva analizzata nei suoi multiformi aspetti, anche quelli più crudi e violenti. Il teatro nel XX secolo. La caratteristica principale dei primi decenni del XX secolo è la comparsa in campo teatrale di numerose sperimentazioni sia a livello teorico che strutturale. Si ricercavano nuove tematiche che potessero evidenziare sempre di più il rapporto fra l'individuo e il condizionamento impostogli dalla società. L'opera di Pirandello, uno degli autori più importanti del nostro secolo, fu quella che maggiormente evidenziò questo aspetto della vita, diviso fra realtà e apparenza. La tecnica recitativa fu notevolmente influenzata da Konstantin Stanislavski, regista e teorico che creò uno dei metodi più interessanti, utilizzato ancora oggi, ai nostri giorni, in diverse scuole di recitazione. La più famosa al mondo è quella dell'Actor Studio in America, con il metodo modificato da Strasberg, grande estimatore del metodo Stanislavski. Verso gli anni 60 nascono nuove forme di teatro e portavoce di queste evoluzioni sono stati i gruppi cosiddetti d'avanguardia. Antonio Avolio, Centro Studi Ateneo, all'interno del Centro Studi il Teatro Ateneo, un piccolo teatro, 100 posti. Quanto è vera la frase secondo la quale il pubblico all'interno di un piccolo teatro è spettacolo? Innanzitutto ciao a tutti e grazie per avermi dato questa possibilità sul vostro canale di potermi intervistare. Quanto è vera questa frase? Oggi purtroppo, con tutto quello che stiamo passando, fortunatamente, diciamo che oggi si vede uno spiraglio di luce, oggi è diventato molto difficile. Questa frase speriamo di vederla e di risentirla con il calore del pubblico, di quello che ci manca da diverso tempo. Il problema è proprio questo, cioè cercare oggi di portare le persone a teatro. Io spero veramente che le persone ci diano una mano, perché sono stati 15 mesi per tutti noi, per tutti gli addetti allo spettacolo, per tutte le maestranze, per chi vive di questo lavoro, è stato veramente tragico sotto tutti i punti di vista. È un modo il nostro per tenere stretto il legame tra il pubblico e il teatro. Non ci sogneremmo mai di portare il teatro in TV. Quant'è vero, è un'altra cosa questo tipo di spettacolo? Ma diciamo che questi tipi di esperimenti negli anni sono stati fatti, perché Edoardo è riuscito a portare la sua commedia, voglio dire, prima lui e dopo altri, è riuscito a portarla in televisione. Ma come discorso proprio veramente culturale, invece oggi ci siamo trovati da un contesto che, ahimè, purtroppo le televisioni oggi prediligono altro tipo di spettacolo che non è quello culturale, perché anche se lo fanno, la RAI almeno lo fa intorno alle 5 del mattino, dove non la vede nessuno, voglio dire. E commedie di prima fascia è difficile da trovarle. Però c'è da dire una cosa, che oggi purtroppo
con lo streaming siamo arrivati a fare determinate cose che prima forse erano impensabili. Diciamo che se prima lo streaming era il futuro di certe cose, oggi è diventato il presente sotto certi aspetti, anche perché questa pandemia, e purtroppo mi duole ripetere questo discorso, ha portato la possibilità di vedere il teatro in altre forme, e viva Dio che ci sono e ci sono state e che esistono e ci danno questa possibilità. A proposito di forme d'arte, raccontiamo un po' il Centro Studi Ateneo e raccontiamo, certo, quanto questo centro, quanto questo teatro va oltre il numero dei posti. Allora, diciamo che noi su un territorio di 80.000 abitanti siamo forse l'unico punto vero e certo nel nostro comprensorio che riusciamo a fare una forma di cultura. Il Centro Studi Ateneo nasce come danza, noi veniamo dalla danza, poi col tempo siamo riusciti a formare una struttura che ci desse la possibilità di non fare soltanto la danza, ma all'interno della nostra struttura siamo riusciti a creare uno spazio teatrale. Quindi siamo una delle poche strutture in Italia che siamo particolari per il fatto di avere all'interno di una scuola di danza un teatro. E quindi da qui poi sono nate varie discipline, tipo la recitazione, il canto, alcune branche di strumenti musicali che sono il pianoforte, chitarra classica, determinate discipline da farlo diventare quasi un polo per le arti performative. Quindi non è più solo un fatto di danza o solo di teatro, ma poi si sono aggiunte varie discipline a tutto il contesto. Centro Studi Ateneo significa formazione, e considerando appunto gli spazi che abbiamo visto all'interno, si percepisce la disciplina ma anche lo spazio per la creatività. Quali sono le leve che si muovono all'interno di questo centro per garantire la maggiore aggregazione e la maggiore attenzione verso i giovani da formare? Sicuramente creare la struttura non basta, è come voglio dire, creare una nave, però poi voglio dire, a capo della nave ci devi mettere un buon capitano che ti possa garantire le rotte facili e di arrivare sempre in porti sicuri. Diciamo che noi, oltre a creare questo tipo di discorso, poi ci siamo guardati un attimo intorno e per le discipline che noi abbiamo voluto fortemente abbiamo cercato le migliori collaborazioni a livello professionale per far sì che i ragazzi potessero studiare con persone, oltre ad avere una competenza professionale, ma ad avere anche un curriculum abbastanza vasto che comunque non li faccia sentire secondi a nessuno quando vanno a fare determinati concorsi o si presentano per audizioni. Nella pandemia, spazio alle arti visive, spazio all'audiovisivo. Quest'oggi per l'intervista abbiamo approfittato, abbiamo acceso qualche luce in qualche angolo del palcoscenico. Qual è stata la serata in cui Antonio Avoli ha fatto più fatica a spegnere le luci per il gradimento, per l'apprezzamento verso coloro i quali si esibivano? Ma io posso dire una cosa, in questo piccolo teatro di provincia, io amo tanto definirlo così, un teatro di provincia, perché credo che in provincia si riescono a fare le cose poi quelle che forse non sono eclatanti ma sono genuine. Ma genuine mi riferisco a un fatto proprio per quanto concerne il discorso vero e proprio per l'amore verso le cose, anche perché c'è quello che fa in provincia è tutto più sudato sotto questo aspetto qua, è tutto più ricercato, è tutto più voluto. E quindi forse si prova una soddisfazione maggiore quando riesci a portare qualcuno e la prima cosa che ti dicono ma questo teatro è un teatro comunale, oppure ti dicono com'è carino,
E invece questo è un teatro che vive per quello che riesce a dare la nostra associazione, quello che riusciamo veramente a fare noi, con sacrifici e il volere di certe cose. Io non sto qui a dire chi è venuto e chi diciamo ci ha voluti sotto questo punto di vista, però voglio dire, siamo riusciti a fare delle cose molto, molto belle. Poi ci sono filmati, ci sono comunicati stampa, ci sono articoli che comunque dicono di noi, parlano di noi e della nostra storia. Trovo che fare il medico è il miglior mestiere del mondo, perché sia che si faccia bene, sia che si faccia male, si è sempre pagati in modo uguale. L'affare cattivo non ricade mai sulle nostre spalle e tagliamo a piacer nostro nella stoffa che lavoriamo. Il medico per forza morirà.